Un centro commerciale della Apple potrebbe sostituirsi allo storico cinema Apollo nel centro di Milano. Alle 15.000 firme raccolte sul web si è aggiunto lo sciopero dei lavoratori e la solidarietà dei cittadini e utenti milanesi che vorrebbero impedire l'ennesimo sfratto di un luogo di cultura a vantaggio dei megastore. Abbiamo saputo tutto tramite il Corriere della Sera, se non sbaglio il 7 ottobre. È uno spazio comunque privato, per cui noi non è che possiamo dire a un privato non fare determinate scelte. Per cui un privato fa quello che vuole, giustamente può anche vendere. È il modo che è stato sbagliato, il sistema di come è stato comunicato il tutto. Siamo qui oggi per contrastare la chiusura di questo presidio culturale che c'è sul nostro territorio a Milano in centro, il Cinema Apollo. Noi abbiamo avuto delle indiscrezioni molto forti dalla stampa che hanno già dato per quasi scontato la vendita della proprietà a un altro gestore per una nuova attività in questa piazza che, come ricordate tutti, è privata ma ad uso pubblico. Noi riteniamo che sia un errore chiudere il Cinema Apollo. Per noi, oltre a essere un cinema de sé, è anche un punto d'incontro proprio nostro. Noi qui veniamo, è luogo accogliente, veniamo per le rassegne di Cannes, di Venezia tutti gli anni, portate qui a Milano, Torino, eccetera. E quindi per noi è proprio un punto centrale, proprio della. Lo dice una che è andata al cinema da quando aveva 14 anni e non ha mai smesso di andare al cinema perché crede che il cinema sia una potenzialità enorme, sia un modo per stare insieme intelligente e soprattutto perché il cinema è praticamente. Precede la storia, precede la vita e quindi è come se mi staccassero un pezzo di vita e quando me l'hanno detto, insomma, le lacrime sono venute agli occhi. Chiediamo alla proprietà di non chiudere il Cinema Apollo, ci rendiamo conto che la proprietà sta facendo i suoi interessi che non sono semplicemente quelli della cultura, ma quelli finanziari, come può anche essere giusto che sia. Noi crediamo che però chiudere il Cinema Apollo voglia dire togliere un ulteriore pezzo di cultura nel centro di Milano. Ecco perché noi abbiamo chiesto anche al Comune di Milano un incontro dove vogliamo chiedere qual è la politica che vuole adottare sulla cultura di Milano e sui cinema soprattutto a Milano che negli ultimi anni hanno visto chiudere più e più in più luoghi. Voleva vedersi un film e ha trovato il cinema chiuso per lo sciopero dei lavoratori. Stavo pensando che veramente era rimasto l'ultimo cinema serio e di valore a livello culturale dove si poteva venire senza essere stravolti da film commercialmente, diciamo anche culturalmente poco validi, secondo me. Sicuramente Apple ha tutta la libertà di localizzarsi commercialmente, ma non in questa zona e non nella zona dove l'Apollo rappresentava un simbolo per la cinematografia intelligente di Milano. Le piazze, i teatri, i cinema erano e sono ancora oggi un luogo di incontro, di condivisione delle idee, di elaborazione. Dobbiamo rassegnarci a una società in cui l'unico modo di incontrarsi è quello virtuale, sul web. E questo è quello che vogliono i nostri nuovi politici, lavorare per 500 euro, ritornare a casa, guardarci solo sull'Apple e incontrarsi virtualmente, senza poter scambiarci veramente a tu per tu le proprie idee, quindi è giusto che viviamo in solitudine, in una grandissima solitudine che è veramente, veramente triste. Noi vogliamo chiedere al Comune anche di farsi carico di questi lavoratori, perché è vero che qua si tratta di una vendita tra privati, non è di proprietà pubblica, non è di proprietà del comune, però parlare di cultura non può essere solo una questione di privati, parlare di cultura è una questione pubblica, quindi il comune si deve assumere la responsabilità sulla cultura e su questi 10 lavoratori che eventualmente rimarrebbero senza un posto di lavoro. Puoi dirmi perché il cinema non si può chiudere? Innanzitutto perché a 16 anni mi diverte venire al cinema. E poi è servizio pubblico. Ha ragione signora. Non è che vendono le scarpe o le ciabatte. È un servizio pubblico come lo è quello dei trasporti. Teatri e compagnie belle. Non si vive solo di abbigliamento e robe.